Ho intuito che probabilmente sarebbero diventati un elemento fashion, quindi ho capito che, insomma, le grandi maison o gli altri l'avrebbero anche prodotte, non soltanto perché sono giustamente tutelano la nostra salute, ma anche perché sono belle. Da DPI, ovvero dispositivo di protezione individuale, ad oggetto di moda, la mascherina, dicono anche le grandi maison, è meglio se è griffata e c'è chi addirittura si è inventato un museo della mascherina. È il caso dell'aretino Francesco Maria Rossi che in occasione della prima fiera antiquaria post-lockdown ha deciso di attrarre l'attenzione anche con questo oggetto che inevitabilmente ha fatto parte della nostra storia recente e sicuramente ne farà parte ancora. Ho scritto un articolo che poi è stato pubblicato sul Corriere della Sera, mascherarsi per non ammalarsi, ma promuovendo il fashion italiano, l'azienda della moda. E quindi adesso ho questo deposito e ho fondato il museo itinerante della mascherina, nel senso che vengo qui, prendo la mascherina, vado in giro per Arezzo o per la provincia e compio un gesto concettuale, sono un museo itinerante. Animalier con le pietre preziose ispirate ai dandy, con il tartan, il tessuto scozzese e poi c'è la mascherina fashion made in Arezzo Restart di Beppe Angiolini, il cui ricavato andrà all'ospedale San Donato di Arezzo. Io proteggo te, tu proteggi me, non so, un payoff che chi ha pensato questa cosa. E questa è molto comoda, sì, l'ho indossata. E poi c'è questa bellissima che mi ha regalato Antoinette Petruccelli. Guardate qua, con tutte le rose, è incredibile, bellissima, molto elegante. E abbiamo il meglio delle mascherine, le ho installate in questa struttura che è un vecchio casco per parrucchiera degli anni 60, quindi diciamo è vintage. Questo è sempre Jean-Pierre, il logo di Jean-Pierre. Jean-Pierre è uno dei dandy più famosi d'Italia, quindi i baffi, gli occhiali e la bombetta. Insomma, questa raccolta sarà messa in questa Vanitas Camme, che è una stanza dedicata alla caducità e all'eternità della vita. E quindi le mascherine, nel bene o nel male, fanno parte di questo nostro momento storico. Mi sembrava giusto appunto storicizzare.